Avete visto il filmato, il segretario generale, giovedì abbiamo presentato con qualche giorno di anticipo il dossier di registrazione, cioè per essere autorizzati a realizzare la nostra esposizione universale. Non solo ringrazio il segretario generale per le parole che ha detto di apprezzamento per il lavoro che abbiamo fatto in tutti questi mesi, ma anche lo voglio ringraziare per l'aiuto che ci ha dato, per il contributo che il suo staff ci ha dato proprio in questi mesi per sviluppare tutto il nostro progetto. Ovviamente nel dossier di registratura di 552 pagine l'interesse e la curiosità più forte è sul sito, sul cuore dove si svolgerà l'esposizione universale di Milano. Però il dossier, il progetto non è solo il sito. Oggi parleremo soprattutto del sito, ma avremo occasione di parlare sempre più anche di tutto quello che deve essere realizzato per avere una realizzazione completa. E quindi parlo per esempio di un dossier che contiene misure legislative a supporto dell'evento, dello sviluppo del tema, del piano finanziario, dei regolamenti dei paesi per la partecipazione dei paesi, per il piano commerciale, il piano di promozione, cioè il nostro piano industriale era chiuso nel dossier di legislazione. Solo alcuni numeri, pochissimi, per dare il senso anche della dimensione del nostro progetto. I visitatori, è stato già detto, prevediamo 20 milioni di visitatori, di cui 30% stranieri. Ci fa piacere il contributo del Ministro del Turismo a incrementare questa percentuale, che è tra le più alte nella storia di tutte le esposizioni universali moderne, a incrementarla ancora di più. I paesi partecipanti, pensiamo quantomeno di avere tutti i paesi del BIE, 157 paesi. Abbiamo introdotto anche un'innovazione limitando, pensiamo di evitare 10 regioni, perché le regioni, la dimensione regionale acquista sempre di più un valore importante in questo mondo globalizzato. Ovviamente tutte le organizzazioni internazionali, cominciando dall'ONU, interessate alle problematiche che pone il tema della nostra esposizione. Un contributo particolare per avere un larghissimo numero di paesi in via di sviluppo, cioè quindi un sostegno ad avere anche i paesi, se posso dire, più deboli. Diverse migliaia di eventi, non solo organizzati da noi, ma anche dei paesi che parteciperanno. Molti di questi eventi avverranno nell'esposizione, ma tantissimi, necessariamente, vogliamo così, avverranno nella città di Milano, nella regione lombarda e anche, perché no, in molte parti d'Italia. Quindi il sito, l'area rimane il cuore, il centro, ma l'esposizione universale vivrà nel centro, ma anche nella città, nella regione, nelle province vicine e in molte parti del nostro paese, perché l'esposizione universale di Milano è vero che è di Milano, ma è un evento di interesse nazionale. Noi abbiamo definito la nostra esposizione universale un'esposizione del XXI secolo. Evidentemente tutti i paesi che hanno ospitato queste esposizioni nel passato, ognuno ha interpretato secondo la propria cultura, la propria storia, le proprie tradizioni. Fra qualche giorno si apre Shanghai. L'esposizione di Shanghai sarà di sicuro la più grande in termini di numeri, di dimensioni, di tutte le esposizioni fatte in questo secolo e mezzo di vita di questa manifestazione. La nostra esposizione sarà diversa. Come ho avuto già modo di dire, lo ripeto perché ne sono convinto, sarà un'esposizione moderna, davvero del XXI secolo, che guarda al futuro, ricca di contenuti, con tantissima innovazione.